Senti che un frio immenso. Dottor Gerard. Sì. La signora Seleni ha detto che sta arrivando. Ah, grazie. Desidera bere qualcosa? No, non si disturbi. Bene, allora, dottore, si accomodi. Non si preoccupi, Nancy, la ringrazio molto. Con permesso, dottore, arrivederla. Arrivederla. Pedro Luis. Selenia. Scusami se ti ho fatto aspettare. Non preoccuparti. Come ti senti? Bene. Cosa posso dirti? Non lo so, Pedro Luis, non lo so. Sì, capisco che per il tuo dolore non esistano parole. Siediti. Prego. Devo imparare a vivere un'altra volta. A vivere senza mia figlia. Senza lottare per Patty. Senza quell'angoscia, senza quella paura. Ad ogni modo, c'era quella speranza, quella tenerezza. Selenia. Scusami, Pedro Luis. Scusami. Il tempo mi aiuterà a rassegnarmi. Il tempo cancella tutto. Ma ora è presto. È una cosa così recente. Sì, ti capisco. Scusami tu, Selenia, se sono venuto a disturbarti in un momento come questo, però non avevo altra scelta. No, Pedro Luis, non importa. Per favore, dimmi il motivo della tua visita. Vedi, suppongo che Leonela ti avrà parlato della causa. Sì, mi ha raccontato tutto. Selenia, senti, la battaglia per nostro figlio sarà piuttosto dura, ma anche decisiva. E le tue dichiarazioni come testimone in nostro favore possono avere una grande importanza. In che senso? Sai, tu dovresti testimoniare lo stato emotivo in cui si trovava Leonela quando ha dato alla luce il suo bambino. Sì, Pedro Luis. Chi meglio di me potrebbe saperlo? Io ero presente al momento del parto. E quando Estella portò il bambino a Leonela, lei fu presa da una crisi di nervi. Sì, tutto questo dovrei dirlo al giudice quando ti chiameranno, quando ti citeranno. Conta su di me incondizionatamente, Pedro Luis. Ti chiedo solamente di assistermi. Non ce n'è bisogno. Credimi, non ce n'è bisogno. Di semplicemente la verità. Tutta la verità. Di quello che è successo in quel momento. L'importante è che tu insista. Insista sullo stato emotivo di Leonela in quella circostanza. Sì, certo, capisco. Senti, Selenia, sinceramente, io non ho detto niente a Leonela, però sono molto preoccupato, veramente sono molto preoccupato. Pedro Luis, in una situazione come questa, il bambino non può decidere. I suoi sensi non contano. Sì, però che probabilità abbiamo? Che probabilità abbiamo che lui scelga Leonela e me come genitori? Dopo tutto quello che è passato, dopo tutto quello che ha saputo. Ricordati che l'impatto è stato così forte che si è ammalato ed è fuggito di casa, ma in realtà è fuggito da noi. Sì. E da quel momento Nieves Maria lo tiene con sé, lontano da voi. Quello che abbiamo ottenuto disputandoci il bambino in questo modo è trasformarlo da un bambino sano e felice in un ragazzino malato, triste e disadattato. Ah, Selenia, questo non è ciò che volevo per mio figlio. Io non posso accettarlo. A questo punto preferisco rinunciare a lui. Dio mio.
i figli. Noi li amiamo tanto e loro ci fanno soffrire così. Il tuo è ancora molto piccolo. È più difficile quando... Vedi, è più difficile consigliarli ed educarli quando sono cresciuti, quando si sentono indipendenti, quando non ti rispettano, quando ti sfidano e quando ti sbattono in faccia il diritto di vivere come vogliono loro. Sì. Immagino che deve essere stato molto difficile essere la madre di una ragazza come Patty. Sì, ma sempre essere madre è difficile, Pedro Luis. È la cosa più difficile, è saperlo essere. Io non ce l'ho fatta. E hai visto le conseguenze. Per questo non posso condannare solo mia figlia per la brutta strada che aveva preso. Ti prego. Adesso, Selenia, io ti lascio. Me ne vado. Sì, Pedro Luis. Mi devi scusare. Selenia, volevo chiederti ancora una cosa. Sì, dimmi. Dimmi pure. Ascolta, Selenia, io so che tu hai una grande influenza su Leonela. E vorrei chiederti di convincerla a non andare più da quello psichiatra. Ma Pedro Luis, sono stata io a metterla in contatto con lui. Certo, credevo si trattasse di un'altra persona, però per le circostanze che conosci ha dovuto accettare il dottor Sedeno. Diciamo pure per fatalità, Selenia. Perché è una sfortuna che Leonela sia caduta nelle mani di quell'uomo. Pedro Luis, tu cosa pensi dello psichiatra? Non la sta curando, Selenia. Lui non la sta aiutando a superare il suo trauma, al contrario, la sta allontanando da me. Ma perché pensi questo? Perché è una cosa che sento, Selenia. Ascolta, io vedo che Leonela è cambiata, che quell'uomo ha cambiato la sua personalità, sembra che sia ipnotizzata. No, non è possibile. Sì, senti, esercita come un potere strano su di lei. La manovra a suo piacimento. Beh, la prova è che le ho detto in mille modi di non continuare il trattamento con quell'uomo, ma niente. Vedi, lei mi ha detto che tu sei geloso. Senti, io ho cercato in ogni modo, con ogni mezzo, di dirle, di convincerla che poteva trovare un altro specialista. Ma non sono riuscita ad ottenere assolutamente niente, Selenia, niente. Pedro Luis, può anche essere... No, continua a vederlo, in qualunque ora, in qualsiasi momento. E non solamente nel suo studio, addirittura nella sua casa. Cenano insieme. Ogni volta dipende di più da quest'uomo. Ogni volta appartiene di più a lui.